deciso di condividere il mio camper perché mi sembrava un'opportunità conoscere le persone, condividere la mia passione, rientrare ovviamente con le spese. Un po' preoccupata, però poi è andata liscia e sono riuscita a noleggiare tutta l'estate. La piattaforma è sistemata molto bene, molto chiara, è semplice, questo è importante. E dopo la prima esperienza ho detto, beh, funziona, proviamo, vediamo come va l'estate, soprattutto per lunghi periodi. Mi sento assolutamente sicura con piattaforma perché è casco totale, che assicura il viaggiatore, assicura il mezzo. Fino adesso non ho avuto grossi problemi, meno male. Ho scelto Gobugni perché quando cercavo mi sembrava una piattaforma giovanile, molto semplice da usare, che non dovevo cercare assicurazioni. Ah, mi sono registrata, poi mi avete telefonato e subito abbiamo parlato con Mattia. Tramite WhatsApp potevamo già comunicare, ho chiesto le prime cose, era assolutamente senza nessuna complicazione, diciamo come incontrare la persona giusta, uno incontra la piattaforma giusta e tutto va liscio. Allora, i miei consigli per chi vuole condividere, assolutamente prepararlo al meglio, amare il proprio mezzo. Le persone lo sentono, si sentono anche al sicuro, perché se vedono che c'è l'impegno, c'è la cura, allora il mezzo funzionante. Guardare le persone, sempre incontrarle, parlare, spiegare tutto, essere disponibile in qualsiasi situazione. Parlare con responsabile di Gobugni per avere semplicemente la sensazione di sicurezza. Da Gobugni mi aspetto che sia un immediato intervento nella difficoltà. Noleggio tramite Gobugni solo. Ovviamente non ho avuto grandi difficoltà. In qualche modo sento che la sicurezza è lì. Privatamente non potrei mai noleggiare perché mi sento come se fosse senza appoggi. Il fatto di non essere egoista e avere qualcosa a cui tu hai piacere e condividi con gli altri ti fa solo arricchire, perché c'è sempre feedback. Per questo dico, è la seconda pelle. Cioè, con questo cresco.